Buonasera a tutte, buon Erev Shabbat Kodesh, Parashat Vayetzé. Bellissima Parashat anche questa, e come ogni settimana qualche minuto dedichiamo alla sintesi della Parashat e alla Sifa de Rebbe. Però oggi cambio l'ordine, inverto e riprendo invece prima questa nuova, diciamo, idea che ho avuto da qualche settimana, che è di entrare, che serve non solo le ragazze che seguono un corso di Hasidut e di Chittat, per essere precisi, la mattina, dove studiamo il Tanya ogni giorno, ma per tutte noi, ovviamente, perché comunque è anche, come ho detto, un corso di Hasidut, dove di solito, perché l'ho chiamato Hasidut? Perché vediamo la parasha nell'ottica, diciamo, del Rebbe, che è secondo Hasidut. Però qui ho deciso, come vi ricordate, siamo partite, dal Tzimtzum, da lì siamo andati alle Sfirot, abbiamo cominciato le 10 Sfirot. Ed è importante comunque per tutti noi conoscere, diciamo, per quanto umanamente possibile, una volta sempre, questi concetti cabalistici hasidici. Chiederò alla mia carissima amica Graziella di mettersi in muto, che ci ha fatto anche visitare il Carrefour che abbiamo di fronte a casa, per chi non se ne fosse accorto. La nostra Tzadeket che torna da vedere la mamma, ci può dare un buon esempio, Graziella, e non solo in quello, e ognuna nel suo, Baruch Hashem, nelle sue grandi mitzvot. E, ecco, dunque, abbiamo questa parte, diciamo, un po' più profonda, diciamo, dobbiamo un attimino concentrarci e poi passeremo dunque alla parasha, un punto nella parasha come facciamo di solito. Allora, riprendiamo, ragazze, dalla Chokhmah. Allora, abbiamo parlato del Tzimtzum, vi ricordate, delle Sfirot in genere, delle 10 Sfirot che abbiamo, che partono dalla sfera di Chokhmah. Allora, la sfera di Chokhmah, giusto per ricordarci, è un lampo di intuizione, quell'idea, diciamo, originale in se stessa, il seme dell'idea, se si può dire così, pensiero interiore, no? Diciamo, per dare diverse definizioni, per capire, però, appunto, il seme dell'idea, come dicevo, dunque non è ancora stata elaborata l'idea. E chi ha proprio il ruolo, diciamo così, nelle Sfirot di elaborare è la Binah. Infatti siamo arrivati a Binah, dunque riprendo da Binah. Dunque, che cos'è la Binah? È l'espandersi e il chiarirsi della Chokhmah. Dunque abbiamo questo primo lampo che, come abbiamo visto, anche la Chokhmah corrisponde all'uomo, e vedremo poi il Binah alla donna. Nelle lettere del tetragramma abbiamo visto che la Chokhmah corrisponde alla lettera Yud e vedremo che la Binah alla lettera He. Ma prima ancora, diciamo che la Chokhmah, per così dire, prende forma, diciamo, nella Binah, e la funzione della Binah è quella di afferrare, dedurre una determinata materia partendo da un'altra, ok? Dunque, infatti, come dicevo, nelle lettere del tetragramma corrisponde alla lettera Hei, ok? Che se analizziamo la lettera Hei è un corpo, no? Si estende nelle dimensioni di lunghezza, di larghezza. Questo perché? Perché simbolizza proprio il concetto di spiegare, di rendere comprensibile, manifesto questo concetto primo di cui parlavamo, che è rappresentato dalla Chokhmah. Non dimentichiamo sempre, comunque, attenzione, che la Chokhmah e la Binah sono di per sé astratte, ok? Dunque sono concetti. E come dicevamo, per riprendere, cercare di chiarire un attimino questo concetto, allora, appunto, il concetto esiste, è chiaro, ok? Nella mente, dunque la Chokhmah, questo primo lampo, però si trova nella mente. Dunque, interiormente e all'esterno non si può ovviamente né vedere né udire. E
Infatti, se andiamo a Dvarim, adesso poi non so una, quale Chumash ha, noi di solito seguiamo, faccio vedere, cioè quelle, almeno le ragazze del mattino, quelle del mattino seguiamo su questo di Moise Levi. Allora, se andiamo a Chumash Dvarim, al capitolo 29 di Chumash Dvarim, dunque, Chaf, Tet 29, Pasuk 30, ok? Vi dico adesso anche subito la pagina, così lo vedete proprio sul testo. E, allora, siamo nella parasha di Nitzavim e abbiamo dunque questo Pasuk molto molto famoso che è, non ho detto sì, Pasuk 30. Bene, sì. Ok. Nistarot, Hanistarot, Hashem Elohim, e Pasuk 28, non 30, no. Capitolo 29, Pasuk 3, Pasuk 28, non 30, attenzione. Allora, Hanistarot, Hashem Elohim, ve Haniglot, Lanu, Vanenu, Adolam. Un famosissimo Pasuk che cosa ci dice appunto? Che Haniglot, Lanu, Vanenu, e quello che è rivelato, cioè prima cosa Nistarot, no, quello che è Nistar, quello che è nascosto, ok? E le cose occulte, chiamiamolo così, appartengono l'Hashem Elokeinu ad Hashem, ve'aniglot lanu banim, invece quelle rivelate a noi e ai nostri figli per sempre. Allora, quando si parla in quel passaggio di Nistarot, no, di cose occulte, a cosa si riferisce? Si riferisce alla sfira di Chochmah e Binah. Dunque queste due sfirot, ok, di Chochmah e Binah, sono queste concetti a noi non estranei, attenzione, ma misteriosi e impercepibili. Noi adesso mi direte, ma cerchiamo di capire. Sì, cerchiamo di capire, come dicevamo l'altra volta, sono tutti termini che cerchiamo di dare una terminologia, diciamo, umana, così, no? Ma in realtà sono Nistarot, sono i misteri. Dunque, un concetto, come abbiamo detto, un'idea, devono comunque giungere a una conclusione, no? Concretizzarsi, attualizzarsi, no? Completamente. E chi fa sì che questo concetto, quest'idea prima, sviluppata poi, prima che è la Chochmah, sviluppata poi dalla Binah, possa concretizzarsi, attualizzarsi, è proprio la funzione del terza sefirah, che è il Dat, la sefirah del Dat, ok? Che è appunto il concentrarsi profondamente su questo concetto originale e dedicargli tutta l'attenzione. Adesso, se vi ricordate, questo termine di Dat l'abbiamo visto già nel Chumash Bereshit, quando Adam e Chava, Adam e Adam Yada e Chava, e Adam ha conosciuto Chava. E cosa ci spiegano? Che questo termine implica il rapporto intimo, conoscere nell'intimità, cioè nel più intimo. Nel caso di Adam e Chava vuol dire che si sono uniti e hanno generato. Ma spiritualmente parlando, concettualmente parlando, il Dat è il conoscere e andare alla, diciamo, a dedicare appunto tutta l'attenzione e unirsi intimamente all'idea prima sviluppata poi. E infatti, come dicevo, questo termine di Dat è etimologicamente si ricollega al concetto di legame, unione, no? Come vi ho detto, l'esempio di Adam e Chava. Dunque, perché legame unione? Perché lega la mente al pensiero interiore con dei vincoli che sono estremamente forti e duraturi. Ok? Allora, questo legame appunto creato dal Dat, fra la mente e il concetto intuito, è così forte, ci spiega appunto la Chassidut, che alla fine arriva a una stretta unione
e che è l'idea che è portata alla sua conclusione logica. Ok? Dunque, se si può dire, il Dat fonde fra loro la Chokhmah e la Binah e le completa. Ok? Sempre nella terminologia antropomorfica della Kabbalah e del Hasidismo, la Chokhmah viene chiamata Abba, padre. Dunque, Chokhmah, lettera Yud del tetragramma, come il seme che in sé ha tutto, avevamo spiegato l'altra volta. Binah, sviluppo, Ima, lettera Hei, ok? E sempre metaforicamente parlando, il seme di Abba viene piantato nel grembo di Ima e questo organismo appunto rudimentale del seme si sviluppa, si espande, si esternalizza e prende forma. Prende forma, e cos'è questa forma? È la forma del ben, del figlio, rappresentato dal Da'at, ok? Dunque il rampollo di questa unione, diciamo, tra Chokhmah e Binah. Dunque nella Da'at questo concetto originale giunge a maturazione e dunque, se si può dire, per concludere sul concetto di Da'at, è l'essenza onnicomprensiva delle midot, ok? Delle potenze, diciamo, e degli attributi emotivi rappresentati dalle prossime sette sfirot, che sono le sfirot delle midot. Perché abbiamo parlato del sechel, dell'intelletto, della mente, Chokhmah, Binah, Da'at, e poi si passa alle midot, che sono, e partiamo dalle midot di, ho detto, comincio con un po' di, con un concetto che dobbiamo, diciamo, avere un minimo di concentrazione. Però sono concetti importantissimi, appunto, di Kabbalah, di Hasidut, senza i quali non si può capire poi, almeno la base di quello che è il Chittat, nel senso di Tanya e Hasidut in genere. Ok, allora, abbiamo parlato di Chokhmah, Binah e Da'at. Abba, Ima, Ben, Yud e Hei, ok? Proprio per sintetizzare. E passiamo alla seconda triade. Allora, prima di triade, Chokhmah, Binah, Da'at, Chabad, seconda triade, Chesed, Gvura e Tifer. Allora, quando parliamo di Chesed, parliamo di benevolenza. In che senso? Nel senso di generosità assoluta e senza limiti. Allora, sappiamo che nella natura, diciamo, di chi è benevolente, buono, è intrinseco di fare del bene, no? Chi è nato con questa midà. Adesso Hashem creò, adesso parlando però di Hashem, di divinità, e della forza, di questa forza che si chiama Chesed, benevolenza, rispetto a Hashem infinito, dunque Hashem creò dal nulla l'universo, e tutto ciò che è in esso ovviamente, e dunque questa creazione è considerata un atto di Chesed. Dunque è dall'attributo appunto di Chesed che muove questa forza che dà vita, no, vivificatrice divina, per dar vita a tutte le creature. Dunque grazie al Chesed e tramite il Chesed è si è creato il mondo, che è il Chesed non solo del creare, ma anche di mantenere in vita tutte le creature, che è, come abbiamo detto, una manifestazione dell'infinita, dell'infinito Chesed, infinita benevolenza, insita nell'essenza della divinità di Hashem. Adesso, però, c'è un problema. Qual è? Che questo fulgore di cui stiamo parlando, del Chesed divino, dunque infinito, potentissimo, alla sua fonte è appunto illimitato. Ma a chi giunge? Giunge alle creature, che loro sono sì invece limitate e finite. Dunque, le creature in realtà non avrebbero la possibilità di assorbire e di sopportare questo immenso fulgore, travolgente, e perché si annullerebbero e cesserebbero di esistere, talmente questo è forte. Aspetta, qualcuno deve mettersi in muto. Graziella.
Wow, ci sta sfoggiando, poi raccontiamo dopo. Intanto però mettiti in muto perché sennò non riusciamo a sentire. Graziella, ci senti? In muto devi metterti in muto, se no non mi senti. Vai. Ok, allora, come dicevamo, tornando a questo chesed, a questa benevolenza infinita, allora, se fosse emanata direttamente come lo è nella sua essenza, nessuna creatura potrebbe esistere. È necessario dunque che il Chesed venga controllato, frenato, schermato, limitato. E chi provvede a limitare, occultare, schermare questo Chesed? La quinta Midah, la quinta sfera, che è quella di Gevurah. La Gevurah, che invece, se possiamo dire diametralmente opposta al Chesed, è la forza, il potere, il rigore, ok? L'attributo del din, della legge, del giudicare, del giudizio. E cosa fa in questo caso il din? Richiede che questo Chesed, che ha la sua fonte, come sappiamo, è limitato, sia distribuito appunto con giustizia. In che senso con giustizia? Cioè in proporzione di chi lo deve ricevere e non senza limiti, ok? Dunque, la Gvura controlla, limita e frena il Chesed illimitato. È un punto molto importante da sapere, che nel Chesed è implicito uno zimzum, di cui abbiamo parlato nella prima lezione, cioè un concentrarsi, diciamo, un ritirarsi di questa emanazione divina, ok? Limitarla. Dunque, come dicevo prima, gli attributi di Chesed e Gvurah sono diametralmente opposti l'uno all'altro. E adesso, paradossalmente, come ci spiega l'Admor HaZaken, allora, nell'atto della creazione, uno, quando pensiamo alla Gvurah, al Din, al rigore, che, come abbiamo detto, diametralmente opposto alla benevolenza e al Chesed, in realtà anche nella Gvurah, dunque nell'atto di Gvurah, che come vi ho detto si manifesta tramite lo Tzimtzum, c'è anche un'espressione di amore e di Chesed di Hashem. Come? Lo si spiega perché è lo Tzimtzum che rende possibile che le creature siano create e mantenute in vita. E però, attenzione, come il Chesed non può dominare da sola, perché allora tutto si annullerebbe, anche la Gvura non può dominare da sola. Ok? E ecco perché si arriva al terzo elemento della seconda triade, che è l'elemento mediatore, come il Da'at, è quello che unisce la Chokhmah e la Binah. Qui il terzo, il Tiferet, anche armonizza e fonde il flusso illimitato del Chesed da un lato con lo Tzimtzum radicale della Gvorah dall'altro. Dunque, Chokhmah, Binah, Da'at, Chesed, Gvorah e Tiferet. Ok, allora, come abbiamo detto, adesso concludiamo con la seconda triade del Tifere. Allora, fonde in modo che il Chesed sì, continui ad essere emanato, ma nella misura in cui è sopportabile. E cioè che le creature possono rimanere, come vi ho detto, in esistenza, pur beneficiando comunque del Chesed. E attenzione, il Tiferet non è in misura uguale, okay, del Chesed nel Tiferet, ma c'è più Chesed che Gvura. E se vi ricordate all'inizio, quando Hashem ha creato il mondo, c'è scritto, Rashi riporta, che Hashem voleva creare il mondo con l'attributo di Gvura, però, cioè del Din, ma solo col Midat Din il mondo non avrebbe potuto esistere. E allora l'ha trasformato in Chesed. Chesed però limitato, ovviamente, perché tutto quello che è limitato nel mondo
limitato non potrebbe esistere. Dunque, Tiferet è chiamata bellezza, che è dunque questa fusione del Chesed e del Gvura. Allora, Chesed è anche sinonimo, attenzione, di Gdula, di grandezza, perché appunto ha origine nella benevolenza infinita divina, dunque grandezza infinita. Gvura è sinonimo di Tzimtzum e Din, come abbiamo detto, visto prima, e a sua volta Tiferet è sinonimo di Rachamim, compassione, pietà. Dunque Tiferet, bellezza, però compassione e pietà. Infatti Rachamim, dunque questa divina pietà, attenzione, è il principio che armonizza e limita l'eccesso di Chesed e da un canto e mitiga la Vura dall'altro. E solo così il piano divino di Hashem può realizzarsi. Ok? E il Tiferet viene anche chiamato Emet, verità. Ok? Adesso queste tre Sfirot, e anche loro, come abbiamo visto, sono una triade, e siccome alla prima triade si dà il nome abbreviato di Chabad, alla seconda triade si dà il nome di Chagat, Chesed, Gvura, Tiferet. Dunque, quando ritrovate nella Chassidut Kabbalah Chagat, si riferisce a Chabad, Chesed, Chochma Bina Dat, e Chagat, Chesed, Gvura, Tiferet. Ok, adesso abbiamo dunque le prime tre, Chochma Bina Dat, e poi le altre sette. Queste sette abbiamo anche due triadi, Chesed, Gvura, Tiferet, che e sono, e poi andremo avanti Netzachot. Adesso le sette midot che partono da Chesed, Gvura, Tiferet, ok, corrispondono alle sette figure dominanti della Torah, che sono chiamati padri dell'universo. E chi sono? Questo, come riportato nello Zohar, nella Kabbalah, appunto, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron e David. Ok? Ripeto, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron e David. Dunque, ognuno dei di questi sette padri dell'universo, come vengono chiamati, corrisponde a una di queste sette migliori. Chesed, bontà infinita e illimitata, Avram, ovviamente, con questa sua Hanassat Orchim, con questa tenda aperta ai quattro lati, no? Infatti, ha dovuto essere mitigato, e tra le prove che ha avuto Avram Avinu, quella di mandare via suo primo figlio, Ishmael, per non parlare dell'ultima terribile prova, che era di prendere Yitzhak e doverlo immolare ad Hashem. Dunque, perché? Perché vediamo che il Chesed rappresentato da Avram, infatti si dice che quando Hashem ha messo Avram Avinu nel mondo, la midà del Chesed ha detto sì, però io adesso non ho più niente da fare, perché Avram Avinu fa il mio compito, no? Completa il mio scopo in questo mondo. Però, attenzione, cosa vediamo? Che Hashem, che ha dato questa midà a Avram Avinu, che è l'emblema della Midah di Chesed, d'altro canto ha fatto sì che ci sia un equilibrio con la Gvura, dandogli queste prove di cui ho fatto due esempi. Da Avram si passa a Yitzhak. Yitzhak invece corrisponde alla Midah di Gvura, di Din, di giudizio. Infatti, quando entra il figlio Yaakov, che abbiamo visto, è a prendere le brachot al posto di Esav, trema, viene preso da questo enorme tremore, perché non sia mai che non abbia fatto qualcosa secondo il Din, secondo la giustizia, come Dio comanda, ok? E infatti Yitzhak è quello che rappresenta la midà della Gvura. E poi passiamo a Yaakov, ok? Chochma bina dat, chesed gvura tiferet. Adesso chochma bina dat si trovano in tutti, ma adesso riprendiamo delle sette. Dunque, Chesed Avraham, Gvura Yitzhak e Tiferet Yaakov, ok? Che è no, la bellezza, quello che completa Avraham e Yitzhak.
Concludo con un accenno alla terza triade, prima Chabad Chokhmah Bina Dat, seconda Chesed Gvura Tiferet Chagat e terza Netzach Hod Yesod, che hanno anche loro l'acrostico di Nehi, Netzach Hod Yesod, Nun Heyud Nehi, ok? Allora, come vengono concepite queste tre sefirot? Come il sostegno delle sefirot superiori, ok? E qui ci dà l'esempio anche qui del corpo, giusto per, ancora, linguaggio umano. Dunque, come i lombi e le cosce sostengono il corpo, Netzachot servono anche loro, per così dire, da tramite per l'influsso di Chesed e Gvura, ok? E dunque intervengono, diciamo, direttamente su Chesed e Gvura. Sempre metafora antropomorfica, Netzach e Hod sono i reni che danno consiglio, ok? Yoatzot. Allora, in realtà c'è ancora tanto da dire su Netzach Hod Yesod, però insomma, ho anche altro da spiegarvi oggi. Dunque, per Netzach Hod Yesod mi fermo qua intanto. Dunque, vi ho dato così, vai, riceva. Ti faccio i miei complimenti, perché dopo aver sentito questa spiegazione mille volte delle 10 sefirot e non ho mai capito niente, lo ammetto, oggi ho capito. Grazie. Uno, perché come forma mentis è un po' lontano da me, io sono molto razionale, cioè, ma questi concetti un po' così, sì, molto mistici, molto astratti. Io sono più alachica, cioè sono più per le regole, queste cose qua. Ma tu hai spiegato talmente chiaramente che finalmente, non posso dire di aver capito tutto, però ho capito di cosa stiamo parlando. Capire tutto nessuno, neanche chi te lo spiega. No, beh certo, però prima quando ascoltavo altri... Boh, io ascoltavo, dicevo, boh, ma cosa vuol dire questa cosa? Cosa vuol dire? Non era proprio oggi. Baruch Hashem. Finalmente. Ho fatto bene i compiti allora. Sì, brava, hai studiato bene. Ho studiato. No, io sono concetti che conosco da una vita. Beh, certo. E in effetti, perché dico studiato bene? Perché un conto è conoscere, che poi anche tra parentesi, detto fra noi, abbastanza da autodidatta, perché. Sì, si studia il Tania, ma non è che ci si sofferma in realtà. Ecco perché io ho deciso di farlo con voi. Perché tante persone, no, che cioè questo approccio al Tania, e si spiega in grandi linee ovviamente, però è giusto, cosa che io ho fatto un po', come dicevo e ripeto, da autodidatta, è giusto che venga un po' più elaborato e spiegato e capito, di modo da poter veramente affrontare il testo del Tania o comunque della Chassidut in genere con una diciamo visione un po' più chiara, per quanto umanamente, ripeto, è dato ovviamente. Grazie, perché in effetti non era semplice, cioè mi sono grazie a te questo scopo, ho detto ma ce la farò a spiegare, perché comunque non è semplice spiegare, però voilà. Ho capito io, ho capito tutti. Benissimo, benissimo, fantastico. Adesso vi alleggerisco un attimo, facciamo una parentesi di Parashà e poi un punto da sviluppare come ogni settimana. Allora, rinfreschiamo la memoria di anno in anno, perché le Parashà le leggiamo gli anni, però bisogna sempre rinfrescare la memoria giustamente. Allora, partiamo all'inizio della Parashà di Vayetzé con questo meraviglioso sogno di Yaakov, dove si ferma Ara Moria. Perché si ferma e dorme lì? Hashem fa in modo che si fermi là, come un passò, vi dirò qualche rashi. Yaakov Avinu per 14 anni, da quando ha lasciato la casa dei genitori, perché sono stati, come sappiamo, abbiamo visto settimana scorsa, loro a incitarlo a lasciare casa e cercare moglie, perché Rivka ha detto no, guarda, se mi prende anche Yaakov, una delle ragazze qui di Kean, la Malichaim, cioè io non ho motivo di vivere, non so se spiego la disperazione della suocera, in questo caso Rivka. E per favore vai da Lavan e prendi da lì, sposati con tua cugina, ecco, mi raccomando.
Però c'è questa fase intermedia che, come avevamo visto, analizzato anche, che sono questi 14 anni dove lui si ferma in yeshiva per prepararsi alla vita matrimoniale, alla vita futura, e qui il famoso sogno di questa scala, di questi angeli, angeli che l'accompagnano fino al confine di Eretz Israel e lì si fermano, e, gli angeli, e poi gli angeli che fanno entrare in Eretz Israel, quelli che salgono, scendono, che vede, lì in segno di riconoscimento, come l'abbiamo visto più volte, sia da Avram che da Yitzhak, che anche da Adam Arishon e da Noach, che quando Hashem annuncia una bracha o comunque ci viene incontro, allora ancora una regola di Derech Eretz, allora si erigeva un altare e si offrivano dei sacrifici. Oggi sotto forma, come sappiamo, che al posto delle korbanot abbiamo le tfilot, sotto forma di tefillà, di preghiera, di ringraziamento, e ci sono queste 12 pietre che lui aveva messo intorno al capo, che discutono fra di loro, no? Su di me il tzaddik posa la sua testa, no? L'altra su di me, e alla fine Hashem le forma una sola pietra di queste 12 pietre che rappresentano i 12 figli che avrà, le 12 tribù, e che poi il posto, il luogo dove si trova, che è l'Aron Moriah, sotto a Yaakov Avinu, Hashem fa anche lì un altro miracolo, che tutta Eretz Israel prende la misura di un uomo, in questo caso di Yaakov Avinu, e sul quale Yaakov Avinu si trova, si sdrava, e dice: tutta questa terra la concentra e sarà data a te e ai 12 figli che avrai, Bezrat Hashem. E qui l'incontro, un altro shidduch, come sempre nei shidduchim della Torah c'è l'acqua, avevamo visto da Rivka il pozzo, e lo ritroviamo di nuovo, il pozzo anche qua, il pozzo che è fonte di vita, è fonte di, perché l'acqua è vita come abbiamo visto, e formare una famiglia è creare la vita. E dunque vicino al pozzo vede questi pastori, e non capisce, dice: se siete proprietari non è arrivato il momento di cioè la giornata non è ancora conclusa per il lavoro. Se poi siete anche non siete in proprio, ma lavorate per qualcuno, la giornata non è finita, e non vedo perché vi fermate qua. Dice: no, la pietra è troppo grande, aspettiamo che arrivano tutti per poi spostarla. E qui vediamo la forza fisica di Yaakov Avinu, che da solo alza questa pietra. Sembra una scena di un film romantico, che arriva Rachel e lui mostra la sua forza, ma in realtà, come sappiamo ovviamente, piuttosto i film romantici. Io non sento. Si sono ispirati alla... Non senti? Voi sentite, ragazze? Sì, loro, le altre sì. Ma allora non è... Non, no, le altre sentono. Guarda un attimo, Rivka. Forse hai toccato un tasto. Allora, come dicevo, dunque, arriva Rachel. Rachel che pascola il gregge del papà, vuol dire che il papà non ha figli maschi, vuol dire che non ha molto gregge. E qui Yaakov abbraccia la sua futura moglie, sua cugina, di primo grado, non dimentichiamo, e qui piange. Piange perché vede con Ruach HaKodesh, come ci precisa Rashi, che non sta con lei, e perché, a differenza del servo di suo nonno, che è arrivato per prendere sposa suo papà Yitzhak, dunque con Rivka 10 cammelli colmi di doni, lui è senza niente. E Rashi anche ci dice il perché. Elifaz, figlio di Esav, lo rincorre e gli dice: guarda, mio papà mi ha mandato a ucciderti, io però sono cresciuto dal nonno Yitzhak, non li voglio, non voglio, diciamo, crearli questo infinito dolore di uccidergli il figlio, d'altro canto kibudav, devo onorare mio padre, cosa devo fare? E qui Yaakov Avinu dice: prendi tutti i doni che appunto sì Yitzhak e Rivka, allora già molto ricchi, avevano dato al figlio in dote per la futura moglie, e il povero è considerato morto. Il povero è considerato morto, e dunque puoi dire che sono morto tranquillamente, non dirà una bugia. Ok, arriva da Lavan, e qui, come sappiamo, Yaakov si propone di lavorare per Rachel, 7 anni, e però, come tutte sappiamo, Lavan ha Arami, cioè da Padan Aram, l'aramio, però Arami l'impostore par excellence.
e gli dà il colmo, perché Jacob gli dice Berachel bitchat tanai, come chi segue la mattina, perché vi avevo spiegato che è un'espressione che fino ad oggi si usa, che quando vuoi dire qualcosa di molto chiaro, esplicito e chiaro, dice si usa Berachel bitchat tanai, dire, cioè l'espressione di come non ci che la cosa è ben chiara in tutti i sensi. Però a Jacob Avino non ha servito niente, perché malgrado che ha detto lavorerò per Rachel, tua figlia, la più piccola, eppure l'ha imbrogliato. E il colmo che dopo che gli ha dato Lea, e perché anche Rachel dà i segni a Lea, perché dice adesso è Lea che viene sotto la culpa. Chi verrà svergognata davanti a centinaia, se non migliaia di persone, questo sontuoso matrimonio che il padre aveva preparato, per il suo cavò, tra parentesi, non certo per la felicità delle figlie, come abbiamo ben visto, sarà mia sorella Lea. Dunque, per non svergognare mia sorella, sono pronta a svelarmi il codice segreto che mi sono fatta con Yaakov, non fidandomi giustamente di mio padre Lavan, e così gli dai sì. Si alza la mattina, scopre che è Lea, e ovviamente Yaakov è molto adirato e va da Lavan e gli dice: ma la Maremitani, perché mi hai imbrogliato? E qui la risposta di Lavan: non si fa da noi di dare la più giovane prima della più grande. Sì, piccolo dettaglio, dovevi solo dirlo prima, se veramente non si fa. È per dire che con gli imbroglioni hanno sempre la risposta pronta e non c'è con chi discutere. E al che, ok, altri 7 anni, dopo le Sheva Brachot, dopo la settimana, sposa Rachel, poi altri 7 anni di lavoro. E qui comincia la nascita dunque si unisce a Lea, nasce Reuven, Hashem Beoni, nasce Shimon, Shama Hashem, Yisnu Anochi, nasce Levi, Atta Ilavei Shielai, e nasce Yehuda, Apam, Ode et Hashem. E dunque ogni figlio rappresenta la sofferenza da un lato di non essere amata di Lea. Dunque, sia figli, infatti Hashem, cosa è scritto? Hashem vede che Lea non è amata quanto Rachel, dunque le dà i figli. Rachel, adorata dal marito, ma non ha figli. Ancora una volta, nella vita non si può avere tutto. E quando finalmente Rachel avrà anche lei i figli, verrà a mancare, perché col parto del secondo viene a mancare. Dunque, impariamo che nella vita, se qualcosa non abbiamo, è tutto disegno divino, e accettiamo quello che abbiamo e apprezziamo. E qui Rachel, dopo che appunto le ha un figlio dopo l'altro, va dal marito e dice: Hava libanim im ain metano, dammi i figli, perché sennò io sono come considerata morta. E da qui anche abbiamo visto prima con Yitzhak, che non era vedente, che era chi non vede considerato morto. Poi abbiamo visto con Yaakov, chi è povero è considerato morto. E anche qui, e il terzo caso, chi non ha figli considerato morto. Considerato, nel senso, avevamo già parlato l'anno scorso, e diceva, mi ricordo, ok, come la povertà, nessuno la vuole, credimi, come anche lo Aleinu perdere la vista. Ma c'è un lato anche, vabbè, adesso vorrei analizzarlo, perché sarebbe interessante. Quando si dice considerato morto, uno dice, vabbè, allora non vale niente come morto, no? E l'Yetzer Hara che non c'è più. Come si dice di un tzaddik, è come se, o chi arriva all'età di 100 anni, come se è morto e risuscitato. Dunque non è sempre, non è, cioè a sentirla così sembra, nel senso, no? Spregiativo. Ho detto bene? No, più o meno. Dispregiativo. Spregiativo, sì. Dispregiativo. Spregiativo, proprio non mi viene stasera, vabbè. È Bello. spregiativo. No, sentivo che mi mancava qualcosa. Il D iniziale. Vabbè. Ok, comunque avete capito cosa intendevo. Dunque, non è, lo analizzeremo poi bene nell'occasione. Comunque, fatto sta che Jacob dice: io figli ce li ho, sei tu che non ce li hai. E al che c'è tutta la discussione. E finché dice: vabbè, la nonna di mio marito sarà adatto, la sua serva, a suo marito Avram. Se io forse faccio, e gli ha portato bene, perché dopo è rimasta incinta, ma forse faccio anch'io uguale, e in effetti è quello che ha funzionato anche da Rachel. Dunque gli dà la sua serva e nascono Dan e Naftali. Poi nel frattempo Lea non
rimane più incinta, dunque anche lei dà la sua serva Zippa, e lì Issachar e Zevulun dalla sua serva, da Zippa, e su questo ci soffermeremo poi un attimo, e poi finalmente nasce Yosef. E quando nasce Yosef, basta, Jacob dice, oh ragazzi, 7 anni per Rachel, di nuovo 7 anni, 6 anni per il gregge. Ragazzi, chi si è visto, si è visto, questo direbbe da noi il linguaggio moderno. Con tutto rispetto, caro zio slash suocero, però io ho dato e vorrei tornare alla mia terra. E qui tutto il compenso che abbiamo visto stamattina, no? E quale compenso vuoi? Dice Jacob, non domando nulla se non di separare i capi punteggiati e macchiati di quelli bruni tra le pecore e le capre, e poi, come sappiamo, Jacob avrebbe tenuto per sé quanti sarebbero nati a partire da quel giorno. Di nuovo Lavan tenta di ingannarlo, e però non c'è riuscito. A quel punto Jacob non voleva andarsene via senza il consenso, come ci precisa Rashi, di Lavan. Ma cosa succede? Che dopo aver cambiato, come abbiamo visto oggi in Pasuk, a Seret Monim 100 volte le condizioni di pagamento, e poi cosa è successo? Che nel frattempo, grazie appunto alla bracha di Hashem, Yaakov, di nuovo anche lui come suo nonno Avram, come suo padre Isacco, diventa immensamente ricco, e questo di nuovo crea invidia e gelosia. I figli di Lavan, che fino adesso e Lavan ammette che da quando è entrato Jacob a casa sua ha avuto brachà, perché quando Jacob è arrivato da Lavan non aveva figli maschi e aveva poco gregge, infatti era Rachel che doveva pascolare. Quando Jacob Avinu vuole lasciare Lavan dopo 20 anni, qui si parla di figli di grande gregge, dunque Lavan riceve una grandissima brachà, a cominciare da figli maschi, grazie a Jacob, ammette che è grazie a Jacob, dunque non vuole ovviamente lasciarlo andare. Non solo, questi figli maschi che nascono grazie alla brachà di Jacob aizzano Lavan, il padre, contro Jacob. Ah, tutte queste ricchezze che Jacob ha sono tutte nostre, le ha rubate da nostro padre, le ha prese da noi. Insomma, a quel punto Jacob vede che se deve aspettare il consenso del suocero non se ne andrà mai. Al che Hashem gli dice, finché sei con questo Rasha, io la mia Shekhinah non posso posarla su di te, vai via, allontanati da questo Rasha, lascia Haran, che è anche un posto di Reshaim, torna, cioè Avram Avinu ha detto lech lecha mi arzecha mi molatecha, Yaakov dice torna le molatecha, torna alla tua terra natia, e lì io sarò con te e non ti preoccupare di niente e di nessuno. E qui conclude la parasha con la fuga di Yaakov non se ne va via, sì, il consenso del suocero non ce l'ha, ma sì, ci tiene, come il nonno Abraham, che quando Hashem appunto le aveva detto vai via dalla tua terra, non è andato via senza il consenso della moglie Sarah, e qui anche Jacob non ha il consenso del suocero, ma sì, ci tiene al consenso della moglie number one, che è Rachel, come abbiamo visto bene oggi, e anche di Lea ovviamente. E tanto cosa le dicono? Ah, perché noi siamo le sue figlie, cioè tu ci chiedi se avere il nostro consenso, cioè noi di questo papà di cosa abbiamo? Non solo non ti ha dato la dote come si dà a tutte le figlie, ma ci ha vendute, sei tu che hai dovuto pagare con 14 anni di lavoro per noi, in più tutto il gregge che è tuo e ti spettava, te lo voleva prendere. E quando morirà l'eredità non andrà certo a noi, perché nel frattempo appunto a fini maschi andrà tutto a loro, dunque noi non abbiamo nessun interesse a rimanere qui con nostro padre. E un conto kabed, onorare il padre, un conto amare, perché qui di amore c'è ben poco, non c'è nessun rispetto nei nostri confronti e dunque è reciproco. E qui Rachel ruba l'idolo del padre, come sappiamo, per far sì che non gli serva. Però quando la Gavan li raggiunge, e allora ovviamente Jacob è assolutamente ignaro del fatto che Rachel avesse rubato, diciamo, gli idoli, e lo incita a cercarli dappertutto. Prego, figurati che adesso vado a prenderti i tuoi idoli. Rachel rimane seduta nel cammello, con la scusa che non poteva muoversi, e Gavan infatti non li trova, perché era lì che li aveva nascosti,
e Yaakov si irrita per la mancanza di fiducia, nasce questo diverbio e alla fine suggellano un patto e Lavan si congeda e Yaakov parte per la sua strada. Ecco, vi ho alleggerito un po' dopo la lezione profonda dei concetti cabalistici delle Sfirot e concludo. Abbiamo parlato della nascita dei figli di Yaakov. Allora, ovviamente c'è una miriade di sichot interessantissime del Rebbe, molto profonda a questo proposito, ma mi soffermo su un punto. Allora, la nascita di Zvulun. Zvulun è il sesto figlio di Lea, Ruben, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar e Zevulun. E dunque Issachar e Zevulun, quinto e sesto figlio rispettivamente di Lea. Allora, chi era Issachar? Come tutti sappiamo, la tribù che era dedita totalmente allo studio della Torah, Yoshve Ohel, e proprio, come si direbbe, proprio non avevano altra occupazione che lo studio della Torah. D'altro canto abbiamo Zvulun, che sono invece i commercianti, no? Che loro che mantenevano la tribù di Issachar. Dunque Zvulun è il commerciante, le Hofiamim Mishkon, come abbiamo visto, come vediamo anche nella Torah, e mantengono, cioè si sono divisi i compiti. Allora, tu studi anche per me, io lavoro anche per te, cioè io ti mantengo e tu studi. Allora, cosa vediamo? Che quando Lea partorisce Zvulun, è scritto che l'ha chiamato Zvulun al Shem Bet Zvul, ok? E come è riportato anche in Blachim, Blachim Aleph, capitolo 8, passo 13, che sarebbe Bet Mador, una casa dove si abita. Nel senso, in che modo si abita? In modo fisso, permanente. E perché? Cosa c'entra con Zvulun? Dice, da adesso gli ho portato il sesto figlio, e come avevamo detto anche nella lezione, che le nostre matriarche avevano Ruach HaKodesh, no? Ispirazione divina, erano profetesse, e sapevano che Yaakov avrebbe avuto 4 mogli e 12 figli. Dal momento che lei al quarto figlio dice, allora io devo 12 diviso 4, 3. Infatti quando nasce Yehuda dice, ah, questa volta devo veramente ringraziare Hashem perché ne ho uno in più rispetto a tutti. Quando addirittura arriva il sesto figlio, che è Zvulun, dice, ah, wow, adesso veramente ho la metà, cioè ho come tutte le altre messe insieme. E dunque sicuramente d'ora in poi la dimora fissa di Yaakov sarà finalmente da me, perché gli ho portato 6 figli. Ecco, dimora fissa di cui parlavamo Zvulun. Allora, sappiamo benissimo che il nome che si dà alla nascita, genitori quando danno un nome ai figli, è per ispirazione divina. Dunque, questo nome dunque, che Lea dà al sesto figlio Zevulun, come tutti i nomi, ha un significato molto profondo. Dunque, rispecchia l'essenza dell'anima della persona. E come poi spiegato nel profondo nel Shara Gilgulim, se qui entriamo appunto in Kabbalah, in diversi posti che però non entriamo. Comunque, questo è, diciamo, brevemente. Dunque, se Zvulun si chiama Bet Zvul, dunque il posto di mora fissa di Yaakov Avinu, che è il padre di Amisrael, ha un significato molto profondo. Adesso però dobbiamo a priori un attimo, posto fisso per Yaakov. Ma cosa abbiamo detto di Zvulun? Zvulun abbiamo detto che è il commerciante. Se lo dicevamo su Issachar, diceva ok, grandezza di Kim, dedicano la loro vita allo studio della Torah, ci sta. Ma parlando di Yaakov e dire Zvulun, cioè i commercianti, e corrisponde al Mador fisso di Yaakov, perché infatti, tornando indietro, in Bereshit 25-27, quando nascono Yaakov e Esav, come viene descritto Yaakov? Yaakov ishtam yoshev oalim, quest'uomo integro che è seduto nella tenda, cioè che dedica appunto la sua vita allo studio della Torah. Quando invece abbiamo detto che Issachar, come il Chumash Bereshit al capitolo 49, passo 13, Zvulun echof yamim ishkon, e infatti anche lì Rashi dice che haya osek pragmatia,
cioè in commercio, e nel Chumash Dvarim, ultimo dei cinque Chumashim, capitolo 33, pasuk 18, Smach Zevulun Bezetecha, Zevulun si gioioso nelle tue uscite, visto che era uno che usciva, no, per il commercio nei mari e via mare nei diversi paesi. Dunque, no, come si, non si può dire che il fatto, dice sì, però Zvulun è vero che era un commerciante, ma sosteneva appunto economicamente la tribù di Sakhar, ok, che studiava. Puoi dire che il sostegno economico in colui che studia Torah è più importante di colui stesso che sta studiando. Dunque, vediamo un attimo di capire, dice Re. E dice così. In realtà, anche da Yaakov Avinu vediamo una, diciamo, un comportamento analogo. Infatti, cosa abbiamo detto? Che Yaakov diventa ricchissimo dopo tutta questa cosa degli animali punteggiati, eccetera, eccetera, no? E diventa ricchissimo. E quando diventa ricco? Quando viveva prima coi genitori? O quando dopo andrà in Eretz Israele? Quando? Nei 20 anni che vive a Haran, con Lavan. E lì sappiamo che non, il Yaakov Ishtam Yosef Toalim non era a Haran, perché se fino che è arrivato a Haran si dedicava la sua vita allo studio della Torah, quando è arrivato a Haran ha dovuto lavorare. E cosa dice anche alle sue mogli? Infatti, prima di lasciare, al capitolo 31, Pasuk 6, cosa dice? Bechol kochi avatti, ho lavorato vostro padre con tutta la mia forza. E dopo, quando è che c'è scritto Veifroza Ishmaon Meot, dunque è diventato estremamente ricco, quando era a Haran. Dunque in questi anni che ha lavorato per Lavan. Ovviamente quando si parla di una tzlachà materiale, dunque estremamente ricco, materialmente va sempre a braccetto con spirituale, nel caso dei tzadikim preciso. E dunque c'era anche questa riuscita spirituale, che era una riuscita straordinaria e grandiosa. E quando, proprio quando è riuscito a portare al mondo questi 11 figli, 12 poi in tutto vedremo, questa era la sua grande ricchezza. Infatti c'è scritto che i tzadikim assomigliano al loro creatore, cioè ad Hashem, nel Midrash di Bereshit Rabbah, anche nel Midrash di Megillat Esther, anche nel Midrash di Megillat Ruth, è riportato questo concetto, no? Che i tzadikim assomigliano al loro creatore. E come il loro creatore Yaakov, come il loro creatore Hashem, anche Hashem voleva che la sua dimora, quella fissa, sia proprio in questo mondo, nel Mishkan prima e nel Beit HaMikdash dopo, e non nei mondi celesti superiori. Infatti Midrash riporta, quindi Midrash Tanhuma, anche il Tanya, Nitavva Kadosh Baruch Hu Liot Lo Dira B'Tachtonim, come conosciamo bene questa frase, che Hashem ha desiderato avere una dimora in questo mondo. Perché proprio tramite le difficoltà di questo mondo, le prove che noi tutti, ognuno nel suo, deve affrontare, si può e si arriva a una elevazione molto alta. Ecco anche il motivo perché fino a Mashiach tutti gli ebrei sono considerati Zvulun e non Issachar. Perché è proprio il, diciamo, occuparsi della materialità di questo mondo e fare sì che nella materialità la materialità assorba la spiritualità tramite le nostre mitzvot, tramite il nostro studio, e così solo potrà venire Mashiach. Dunque ecco perché Zvulun è Ikar Dirato, è la dimora fissa di Yaakov Avinu considerata, e ogni ebreo deve essere un Yoshev Olim, cioè quello che si dà per la Torah, e però finché si dà per la Torah non è ancora detto, cioè solo, ok? Senza lavorare, senza portare parnassa, eccetera. Non c'è la sicurezza, diciamo così,
che è veramente legato in modo intrinseco a Yaakov Avinu e a quello che rappresenta. Perché se gli si presenta una prova difficile, forse non potrà diciamo sormontarla. Al che però, quando una persona ha a che fare col mondo e con la materialità e con in questo mondo serve Hashem con tutto il cuore, con tutta l'anima, questa è la prova che la Middà di Yaakov è sì fissa e in lui in modo eterno e forte. E voilà! Voilà, abbiamo concluso. Voilà. Grazie ragazze, vi auguro un meraviglioso Shabbat. Brava, Kazak. Ecco, abbiamo fatto un po'